tutti sono Poldo Vito, il benvenuto. Sono un po' volgare, quindi state attenti se avete meno di 18 anni, perché potrei presto prendere una multa. Quindi adesso dico un sacco di parolacce. No, le parolacce non si dicono. Sono delle cose brutte, non vanno dette. Madonna, raga, ho tirato uno dei rutti più brutti della storia. Cioè, era veramente pessimo. Cioè, era ottimo, perché era un ottimo rutto nel mondo dei rutti, ma meglio non farlo in live. Come state, amici? Io sono sopravvissuto all'allusione. All'alluvione, volevo dire, non all'allusione. Qui in Romagna si sta molto bene. Cioè, in realtà si sta molto male in Romagna, però in particolare a casa mia è tutto a posto. Nonostante domani dobbiamo partire per il Venezia Hardcore con la mia band. Infatti, fino a poco fa avevo tutta la band in casa mia, perché dormono qua. Solo che li ho mandati via di casa perché ero certo che sarebbe successo qualcosa, tipo qualcuno entra qua dentro e fa qualcosa di molto bannabile. Per cui niente, ho dovuto mandare Danny Metal fuori da casa mia. Non è vero, ovviamente sto scherzando. E sono andato a mangiare una pizza. E io no, io niente pizza. Però Alice mi ha fatto un piatto di pasta. Ciao Alice. Perfetto. Allora, ciao Marigold, grazie al settimo mese. Ieri quinto mese su YouTube e grazie a Sasso purtroppo per il Prime. Signori, oggi è uscita una nuova canzone di Slagor. È uscita a mezzanotte e alle 4 è uscito anche il video su YouTube. Oh, se non vi siete sentiti Mucus Chainsaw, andatevela a pompare subito. Dovete spammarla, dovete farla arrivare ovunque. A vostra madre, a vostra sorella, a vostra fratella, a tutti, cazzo. Oh, è anche venuta molto bene. E soprattutto il videoclip a me piace un botto, perché è tutto in stile anni 90 con le videocamere. Comunque basta che cercate Slagor su YouTube, lo trovate, veramente. Tanta, tanta, tanta felicità. Tanta, tanta felicità. Allora... Spacca il pezzo, grazie di cuore, sono felice, vi piaccia. E per chi domani viene al Venezia Hardcore, ci vediamo a Venezia, se riusciamo ad arrivare per l'illusione. C'è Spotify? Sì, c'è ovunque. Ora la droppo qui nei commenti, così se qualcuno la vuole ascoltare, spammino alla mia band. Signori, oltre questo, vi ho inviato il link. Oltre questo, grazie di cuore a HelloFresh che sponsorizzerà questa live. Però ne parliamo dopo, per chi già sa di cosa si tratta, perché non è la prima volta che lo che sponsorizza un mio contenuto. Punto esclamativo HelloFresh, così già avete il codice e tutto quanto. Perché per chi mi conosce e conosce HelloFresh con Poldo, sa che è una cosa conveniente. Poi ne parliamo per tutti gli altri che non conoscono. Stasera signori Dario Moccia si fa la doccia. Dammi botte, grazie del Prime. No, in realtà stasera abbiamo Poldo TV. Abbiamo Poldo TV, la sponsor con Gonker. No dai, la sponsor con Gonker bellissima, che poi ha cucinato lui, perché io, porca miseria, lui è troppo bravo a cucinare, io non posso farci niente. Allora signori, stasera abbiamo un po' di video per accrescere la nostra cultura. Abbiamo un po' di video per accrescere... Hai la S sibilante. Non ho la S sibilante. Ma la S è sibilante. No, S. La S sibilante è quando fai tipo... Sono una persona un po' pericolosa. Cioè questa dovrebbe essere la S sibilante. Io la S normale, dai. Tipo suca. No, non si dicono le brutte parole. Dannato Aist, moderatore che mi fa dire le brutte parole. Devi mutare tutti quelli che dicono le brutte parole. Non è vero, sto scherzando. Allora amici, oggi abbiamo un po' di video per accrescere la nostra cultura. Per chi non sa che cos'è la Poldo TV, è un format che facciamo ogni tanto qui sul canale, in cui reagiamo a dei video particolarmente lunghi che magari ci siamo trovati nella home di YouTube e che non abbiamo visto proprio perché erano troppo lunghi. Ma ehi, ci pensa il vostro caro e vecchio Poldo, che deve cambiare computer ma a causa dell'alluvione. Che cos'è taskmanager.exe? Ma perché mi fa aprire il task manager così? Boh, e apriamo il task manager così. Cioè, che cosa vi devo dire? Devo... Allora ragazzi, la live potrebbe crashare. Io vi avviso, perché potrebbe veramente crashare, perché non mi fa aprire il task manager. Maledizione. Ma per quale motivo non mi fa aprire il task manager? Purtroppo il PC, ragazzi, ormai non ce la fa più. Sto video di sedia è arte, eh? Io non l'ho ancora visto, per questo volevo... Perfetto. Cosa faccio? Non mi apre il task manager. Ma poi perché mi dice... Ah, eccolo. Più dettagli. Lion. E poi mi crash. Lion, un attimo, Lion. Dannazione. Devo del tuo computer ha qualche problema. Ma sì, infatti. Cioè, se faccio più dettagli... se provo ad altabbare, alt tab.
Ctrl-Alt-Tab non mi fa niente. Ho veramente il PC che è KO, ragazzi. Io non so cosa fare, purtroppo. Qual è il problema? Scusa, vedi che c'è la barra qui sotto? Perché praticamente non funziona Esplora risorse. Non funziona Esplora risorse e non posso nemmeno cercarlo. Perché sembra il mio PC. Lascia sta, meno male che mi deve arrivare quello nuovo. Ci provo l'ultima volta, ma non so che cosa può essere. Boh. F11 sì, me lo metto a schermo intero, ma c'è sempre la barra, perché non... E se io faccio così non si aprono nemmeno impostazioni. Raga, Task Manager non risponde. Dovrete sorbirvi questa cosa. Vi dovete sorbire la barra qui sotto, anche se è fastidiosissima. Contro te. Non posso alzare il volume. Insieme Ninna e Matti, Cap e Cas. Probabilmente in un modo o nell'altro vi sarà capito. Scusatemi, io ho fatto partire il video per farvi vedere. C'ha la barra qui che non se ne va, è fastidioso, porco il miserio. Proma alt invio. Niente. La freccia accanto al coso dell'audio. No, ma non va niente, fidatevi. È proprio che c'è l'esplora risorse che è KO. Ah, chiudiamo Discord. Magari è quello. Discord schifo. Ah, guarda. Si è tolto qualcosa però. Forse qualcosa si è sbloccato? No, niente. Raga, clicca il tasto di Windows. Non va. È tutto rotto. Non ha... Tasto di Windows, schermo intero. Non va. Non va. Raga, non va. Cosa mi ha mandato? Oh, si mangiano la pizza. Non devi riavere il PC ieri. Sì, però c'è stata un'alluvione vicino a casa mia, quindi purtroppo nessuno mi ha potuto portare un computer. Blocca tutte le barre delle applicazioni. Questo mo... Vabbè, raga, facciamo una cosa. Facciamo una cosa molto tranquilla, così mandiamo a fanculo tutta sta roba. E ok. Risistemiamo così, raga. Purtroppo, ripeto, devo cambiare il computer. È colpa mia. È colpa letteralmente della crisi climatica. Per colpa della crisi climatica ci sono state le alluvioni. E per colpa delle alluvioni io ho questi problemi qua. Tipo che non mi arriva il nuovo PC. Quindi dovete smetterla di rovinare il pianeta. Porca miseria. Perché ci dobbiamo vivere tutti. A partire dal cibo. Infatti, punto esclamativo, Hello Fresh. Vedi, sto diventando bravo con le call agli sponsor. Era contestualizzata questa qua, dai, diciamo che era contestualizzata. Allora, fatemi spostare pure HelloFresh, fatemelo mettere qui sopra in alto, mettiamo qui, dai, qui sotto ci sta. E oggi la Poldo TV si fa in questo modo. A posto. Buona visione a tutti quanti. Prima di iniziare con questo video in particolare me lo sono tenuto, nonostante ho commentato tipo sei fregato con YouTube Kids, perché vabbè, ormai Sedia è il mio patatino totale. Solo che io faccio vedere a Sedia in anteprima tutti i miei video. Sedia no, sei un bastardo. Scusa, non volevo dire una brutta parola ovviamente, chiedo scusa a Sedia. Però devi farmi vedere i video in anteprima, dannato, fammeli vedere. Io li faccio vedere tutti, lui no, pubblica così YouTube. Oppure quello di domani, ti pare che me l'ha fatto vedere, disgraziato. E quindi io aspetto così tanto per rubargli i soldi facendo la reaction al suo video, capito? Grazie Sara per il nono mese, grazie a Samu Ninja Bomba per il Prime, a Tax per il Prime, alla Gloria del Cielo per il quarto mese, a Dami Votte per il Prime. Ciao belli, benvenuti. Lion VGF, me contro te, d'insieme Ninna e Matti. L'avevo già vista questa gag, però in un è sempre modo bella. Ci sono letteralmente tipo 8 canali clone dei me contro te su YouTube. Sarà Italia. Sarà capitato di sentire uno di questi nomi su YouTube, tutti appartenenti alla stessa famiglia, la famigerata YouTube Kids. Basta, ha rotto le palle YouTube Kids. Era divertente un anno fa prendere per il culo i video per bambini. Basta, non fa più ridere. Perché un video su YouTube Kids 10 giorni? Hai fatto molto bene, Sedia. Sono solo io che non riesco più a sopportare YouTube Kids, però hai fatto molto Kids, bene. Kids, la categoria di YouTube dedicata all'intrattenimento per bambini. Se hai più di 12 anni è probabile che mentre ti crescevano nuovi peli e sviluppavi i tuoi primi scenari suicidi, ti sia capitato di pensare: le cose per bambini fanno schifo e
sono cringe. E guardare un video di YouTube Kids ha sicuramente avvalorato questa tesi e ti ha fatto scoppiare una vena giugulare. Cringe è quando suscita imbarazzo e al tempo stesso disagio in chi lo osserva. E sarei un ipocrita se dicessi che non mi causa un forte malessere leggere "Sopravviviamo nella prigione di cacca per 24 ore" o "Eric è incinta per colpa del dottor Timothy". Oh mio Dio, questo video io l'ho preso per speedrunning YouTube Shorts di lunedì. Ho letteralmente preso questo video, l'ho guardato tutto per riassumerlo per lo Shorts di lunedì. Non ne avevo idea fosse questo video. Bella coincidenza. È stato uno di quelli che cercando di insieme mi ha fatto più schifo e l'ho messo. Bene, sedia, vuol dire che abbiamo lo stesso occhio critico. Ma capisco anche che questi contenuti sono destinati ad un pubblico diverso e che se qualcosa non produce un forte rumore metallico probabilmente non rientra nelle quattro cose che riescono a intrattenermi. Ora sicuramente non sto qui a parlare di quei canali che truffano i bambini piegando la loro debole psiche o delle tecniche utilizzate per friggergli i neuroni. Per quello serve un video a parte. Sedia, ma allora perché ci stai parlando di YouTube? Vabbè, le tecniche utilizzate per friggere i neuroni, ragazzi, sono così tante che secondo me molti canali di YouTube Kids non le sanno nemmeno, ma copiano gli altri. Ma ce n'è tantissime, dai colori alla musica, agli effetti sonori, è tutto volto a distruggere i tuoi neuroni. Kids, hai per caso intenzione di indorarci il fatto che stai per aprire il canale Il Passeggino a Due Gambe? Fermi, calmatevi, calmatevi. Mi sono interessato a questo mondo perché volevo approfondire una caratteristica che, in un modo o nell'altro... Lion, non è YouTube Kids, cazzo! Ancora con sta roba! Non è YouTube Kids! Ho ritrovato in tutti questi canali l'intoccabilità. Tutti questi personaggi, per non essere cancellati da internet e perdere contratti da miliardi, devono assolutamente rimanere incredibilmente puliti, non sbagliare una virgola, essere l'emblema del politicamente corretto. Questo non so voi, ma a me causa un immediato meccanismo nel mio cervellino di legno, ovvero immaginarli nel il cervello di sedia esattamente opposto. C'è un albero nel cervello di sedia. Oh mio Dio, questa cosa. Sa se si scoprisse che questo canale ha un patto con l'Andrangheta, cosa succederebbe se ci fosse la challenge "simula un incidente stradale"? E cosa ne penserebbero i genitori dei bambini che guardano "Lui dei me contro te" che si fa i baffi da Hitler per uno sketch comico? Ah no, aspetta, quello è successo davvero. Così mi sono chiesta. A parte che vabbè, ci discostiamo da sta roba perché vabbè, ormai non la commentiamo più. Credo che quel video sia molto vecchio, ma molto molto vecchio. Diciamo 5-6 anni fa di me contro te, ma anche forse di più indietro quel video. Non lo so, nel dubbio noi ci discostiamo da questa cosa fatta tanto tempo fa. E se assecondassi questa voce malata? È stata un'idea del cazzo. Abbiamo aperto Instagram e postato una storia in cui vi invitavamo a fare un gioco. Scrivi qui sotto un titolo offensivo per un video di un canale di YouTube Kids. E le vostre risposte sono state incredibilmente: "Ho derubato un senza tetto finito male. Divento il mostro di Firenze per 24 ore. La nostra leggendaria truffa a Medici Senza Frontiere. Scherzo epico, facciamo gesti totalitaristi alle forze dell'ordine". Ma no! Perché ve l'ho chiesto? Beh, perché oggi realizzerò ben 3 miniature ispirate a YouTube Kids con titoli e i canali che mi avete suggerito proprio voi. E Dio santo, ci dovevate andare così pesanti! Perciò iscrivetevi al canale, perché... Ti rendi conto che questa cosa ci costerà la monetizzazione, un mucchio di sponsor e un sacco di odio? Sì, tra l'altro stasera continuiamo a photoshoppare YouTube Kids in live qui su YouTube alle 20:30, quindi se volete. Tutto ciò che verrà detto e fatto in questo video è solo a scopo umoristico, non si intende offendere né attaccare nessuno di questi canali, né assecondare gesti pericolosi. È tutto fatto solo ed esclusivamente per il meme. Insieme abbiamo... Mi raccomando, come ha tolto AKA sono un paraculo, perché chiaramente questo video ha questa base. Bro, è un po' troppo secondo me out the line. No, non è vero, sto scherzando, ci rientra. Però bello rischioso come video. Ecco perché ha 150k. Applausi. Grazie a Ertirone per il Prime e a Fralle per il 22esimo mese. Ho fatto esplodere un edificio con gli slime. Insieme 1,74 milioni di iscritti, 1400 video e hanno fatto pure un film. Vantano un catalogo allucinante di video. Alcuni potrebbero dire che sono una copia dei me contro te. E a questo, ragazzi, cioè, devo dire... Guardando i contenuti di lui e Sofì non c'è molto da dire, sono letteralmente perfetti per questo tipo di esperimento. Ogni miniatura mi dà idee su come fare la mia versione ispirandomi a loro. Non cercano di essere fotorealistici. Madonna mia, ma questa è tremenda. Nascondino estremo nelle scatole. Cioè, non si sono nemmeno impegnati. Cioè, hanno letteralmente incollato dei PNG cancellando le gambe da... Oh mio Dio. È tremenda.
È veramente tremenda. Né di fare molto in realtà certe volte. Tra l'altro alcune miniature come legato con le manette al dottor Timothy per 24 ore. Mai giocare con il dottore chirurgo cattivo. Mi fanno... Madonna, ma questo è un reato federale, porca miseria. Pensare che forse non serve a molto questo esperimento. Qua il materiale c'è già tutto. Aperto Photoshop, prenderò questa miniatura per ispirare. È veramente mal fatta, soprattutto per il fatto che quel cosino là in mezzo che ho scritto dottor Timothy, cioè quello che penso sia il dottor Timothy, è così piccolo che è soprattutto mischiato con i colori che non lo vedrà mai nessuno, figurati un bambino. Grazie. Perché mi piace come sono posizionati e perché ricordiamoci, mi serve che indichino un edificio che esplode. Cominciamo con il trovare una controparte per lui e Sofì. Cosa hai cercato? Fammi vedere. Sergio Mattarella, Ratorix, con Oddio da meme, Joseph Stormer meme. Madonna, Guy Shocked. Questo è a dir poco perfetto. Stessa cosa per Sofì. Va bene, non è... Non si chiama Sofì. Non è perfetta, ma... Stupido. In ogni caso, uomo, donna, scontorniamoli nel modo più pigro possibile e rimuoviamo tutti i loghi del sito stock dove ho rubato queste foto. Posizioniamoli in modo che non sembri si fa. Una vera coppia che fa un sacco di soldi e... Oh, no! Avete notato, cavoli, c'è già una grossa differenza che non avevo considerato. Lui è asiatico. Vabbè, coloriamo le magliette. Non si chiama lui, sedia! Melting Gem, grazie del Prime, bello, e grazie a Jesus Christ in modo che viva la pimpa, minchia, ma sai che viva la pimpa? In un occhio, perfette per la homepage di YouTube, e proseguiamo con lo sfondo. Per la buona riuscita di uno sfondo nelle miniature di YouTube Kids, ma che dico, praticamente di qualsiasi thumbnail su YouTube, ci bastano due elementi, il cielo e l'erba. No, non quell'erba, guarda qua che meraviglia, piazziamoci anche un normalissimo edificio e... wow! Il cielo e l'erba l'ho utilizzato per il video che devo far uscire il 29. Considero questa cosa un fortissimo dissing nei miei confronti, nonostante non puoi saperlo. Vorrei farvela vedere, ma purtroppo non posso andare nel task manager, perché il mio PC ha deciso che il mio task manager non può più funzionare. Che cosa vi devo dire? Va bene. L'abuso edilizio. Ora è il momento di farlo esplodere. Per questo utilizzeremo lo slime. Penso poi sia stato uno dei trend più stupidi e incredibilmente longevi su YouTube, questo dello slime. E sinceramente non ne ho... Io avevo pensato di fare un video per parlare di tutti i gadget provenienti da TikTok. Non lo so, poi l'ho abbandonato l'idea perché sì, è un mondo o così ampio o estremamente piccolo. Perché o entro estremamente nel dettaglio oppure risulterebbe troppo generico o con poche informazioni. E fai Ctrl Windows Shift B. Ctrl Windows Shift B. Cosa ho fatto? Mi ha flashato tutto. Cosa mi avete fatto fare? Comunque non ha funzionato. Reset driver grafici. Ah, ti hanno appena chiarato. Si è sentito un beep. Vabbè, tutto a posto. E cosa stavo dicendo? Me lo sono scordato. Mai capito il motivo. Cos'è che nel cervello? Ah, ecco, di tutti i gadget di TikTok, tipo i pop, soprattutto gli slime, quei cosini antistress. I pop, dannazione, ragazzi, sono una delle cose più fastidiose del mondo. Veramente fastidiose. Oh, comunque là sotto c'è il link di HelloFresh, eh? Perché sta ancora 0 su 80? No, sto scherzando, ovviamente. Quello dei bambini fa pensare colori e roba viscida. Disco time. Per capire come inserirlo nella nostra miniatura e... Che c'è? Questo è uno squishy. È la matita che ho la penna che ho regalato ad Alice, perché è un dinosauro. Ed è una penna. Ed è morbida. Ed è molto morbida, è squishy. Vedi, però a me non piace schiacciare i dinosauri. Si chiamano Poppit comunque. Ma guarda, se mi devi dare lezione sui gadget di TikTok. Fare esplodere un edificio, ho direttamente scritto slime explosion sulla barra di ricerca e guardato i risultati come fare lo slime esplodente. Io mi ammazzo. Ma è stato quando ho visto questa miniatura che ho capito che l'immagine... Vabbè, ma questo non è slime, è dentifricio di elefanti. Slime vero non era necessaria, perché questa sembra palesemente... Vedete, basta prendere l'immagine di un'esplosione qualunque. Ora, l'importante è farla sembrare slime. Per questo utilizzerò la bandiera del Pride. La aggiungo qui, la aggiungo qua e voilà. Oh mio Dio, è venuta perfetta. Mettiamoci pure due personcine che scappano. Mettiamone una qui e una qui. Ah sì, ora sì che sembra un vero attentato. Ah no, aspettate, quasi dimenticavo.
Ora è perfetta. Abbiamo fatto esplodere un edificio con lo slime. Mettiamola nel nostro archivio e passiamo subito alla prossima. Ok, va bene, diciamolo, questa non era proprio così offensiva, lo ammetto. Possiamo fare molto Sedia di peggio. Sedia è un soggetto pericoloso. No, Sedia, non devono essere così offensive. Questo lo considero come un piccolo assaggio di quello che stiamo per fare, perché le prossime sono decisamente... Cadiax, chi muore su Stumble Guys muore nella vita reale. Ah, cosa? Cadiax, quasi 1 milione di iscritti, 1 migliaio di video sul canale principale. È un corso per scammare i suoi fan. Di voi lo conoscerà come Big Cadiax. Io mi limito ai suoi contenuti dove nella miniatura si photoshoppa con il fisico palestrato. Ah, ah, oh, oh, Voi probabilmente non sapete. Questa roba è bellissima. Voi probabilmente non sapete, ma una volta Cadiax è addirittura passato in una delle nostre consuete live che facciamo qui su YouTube per chiedermi di photoshopparlo. Fai prima l'abbonamento, Cadiax. In ogni caso ti photoshopperò, ma sappi che è stata davvero una pessima idea da parte tua. Guardando le miniature di questo canale, finalmente capisco cosa vuol dire guardare direttamente il sole. Dio mio, i colori! Madonna, veramente. Oh, Dio mio, i colori è una mia catchphrase. Sedia, attenzione che ti querelo. Comunque, grazie a Dante Leone per il Prime, ad Emma Rancid per il 10° mese e a Spiccioletto di Sabatino. Grazie del Prime, ragazzi. Benvenuti. Punto esclamativo Telegram e punto esclamativo Hello Fresh. Questa miniatura in particolare prenderò esempio da questa qui. Ci farò un personaggio centrale, poi ai lati ci inserirò Stumble Guys e una bambina che sta morendo. Poi ci integrerò un paio di dettagli qui e là, così, dai, va bene. Al posto di Cadiax metterò un tizio scioccato ma divertito, un po' sadico. Perché immagino che anche a Cadiax piaccia far male ai bambini. Questa è perfetta, credo. Andremo per questa. Scontorniamola e togliamogli le braccia, perché dove stiamo andando? Ciao Halma, grazie del Prime. Cerchiamo di emulare il tipico colore oversaturato con cui si modifica Cadiax nelle copertine. Così. Perfetto. Maglietta verde, green screen. E ora riempiamo tutto questo bianco con Stumble Guys a sinistra, con un personaggio che sta perdendo la vita, e a destra una bambina che è improvvisamente entrata in Puglia. Coroniamo il tutto con il logo di Stumble Guys e qui scrivendo vita reale con il font di Fortnite. Wow, davvero wow. Posso dire che... posso dire che... che è venuta molto bene? Cioè io lo cliccherei un video così. Ah, aspetta, ovviamente manca il tocco finale. Ora è assolutamente magnifica. Chi muore su Stumble Guys muore nella vita reale. Mentre leggevo poi i vostri suggerimenti, mi ha incuriosito uno di quelli che diceva di iscriversi al mio canale. Un gran suggerimento, dovreste farlo. Ma anche quella che suggeriva una copertina per un video di Nate! Quindi Nate si chiama Alessandra, Alessandromo. Ora, non considero proprio i Pantellas come YouTube Kids. Alla fine, sì, fanno comunque cose comiche destinate ad un pubblico ampio, magari ragazzi giovani, però, insomma, direi che sarebbe davvero di cattivo gusto proporre una copertina dei Pantellas dove faccio Italia del 1939 contro Italia del 2023. Davvero di pessimo gusto. Ma l'ultima... l'ultima miniatura da fare. Non ho capito questa battuta. Forse non è il caso. Forse sono ancora in tempo per non beccarmi una causa legale. Forse sono ancora in tempo per non fare una cosa del genere. Lion VGF, sparo a tutte le persone che non mi seguono. Come posso fare una copertina per questo genere di cosa? Non posso, davvero non posso. Va bene, la faccio. Dio santo. Per prima cosa capisco che sul suo canale, considerato che tratta gaming, Lion pubblica difficilmente foto della sua faccia. Devo ripiegare per le versioni in cui si inserisce una faccia decisamente poco umana su un corpo davvero davvero piccolo. Fatemi cercare psicopatico photostock e sicuramente questa potrebbe andare bene. Mi sembra il tizio perfetto per un ergastolo. Patrick Poi prendiamo Bateman. La foto di un bambino, perché dobbiamo far cercare di immedesimare il visualizzatore medio in quello che stiamo realizzando. E boom, abbiamo tutto quello che ci serve. Prendiamo il corpo di un ragazzino ed ecco qua, schiacciato. Non per si fanno bene, vedere poi pistole, inseriamo la faccia sedia. Del nostro psicopatico. E per chi pensava che questo titolo non avrebbe prodotto una copertina abbastanza offensiva per questa sfida, signore e signori, vorrei presentarvi Mr. Revolver. Creiamo anche i segni di uno stile di vita salutare e per niente propenso a questo genere di azioni. E inseriamo anche il nostro ragazzo. Vorrei migliorare la mia situazione facendo finta che questa sia una pistola finta. Ma poi come faccio a divertirmi se non metto il segno di un ustione sulla faccia del ragazzino? Come se la pistola avesse già sparato da poco. Ed ecco qua.
Oh, aspetta, ma certo, ma era tutto uno scherzo! Era tutto uno scherzo! Guardate, alla fine non era una pistola vera, ma una semplice pistola d'acqua! Niente di offensivo, vedete? Ecco qua, sparo a tutti quelli che non mi seguono, tra parentesi, con una pistola d'acqua. Vedete, era tutto uno scherzo, scherzone, prancati, ci siete cascati! Fatemi sapere quale tra queste è la vostra preferita. Bello. Nei commenti. E perché climax no, perché fighissimo. No, andate a vedere un video dove perdo la sanità mentale facendomi inviare 100.000 email. Dio, questo è stato un errore. Arrivederci. Non so se avete notato, ma sia nei miei video che in quelli di Sedia, verso la parte finale c'è sempre la musica classica mega mega grave. E vi spiego che la musica classica è letteralmente la cosa migliore che potrete mai utilizzare per dare proprio peso a una scena. Funziona da Dio, ti butta proprio nel mood. Sarà perché l'hai sentito in altri contesti, che siano film, che siano altro, da pezzi come La cavalcata delle Valchirie all'Inno alla gioia. In quasi ogni mio video c'è musica classica, in quasi ogni video di Sedia c'è la musica classica. Non so se ci avete fatto caso, principalmente nei climax, perché serve proprio a lanciarti dentro quella scena. Mette hype, sì. Cioè, non c'è nulla che trasmetta emozioni come la trasmette la musica classica. Poi vabbè, le colonne sonore Nintendo non lo metto in dubbio che sono pazzesche, infatti io utilizzo principalmente quelle. Se non ci fossero, mamma mia, dovrei usare tutte quelle cose stock tremende. E meno male. Viva la musica classica, hands clap, avete capito? Bravi. Allora, Sedia, video bello. Forse avrei voluto vedere molte più miniature piuttosto che tre. Però... cioè, il video è mega soddisfacente, però finito mi sento quel vuoto di ok, però ne volevo vedere di più. Quindi adesso andrò in live da Sedia e le vado a vedere. Holy shit. Veramente holy shit. Alessandro, buonasera, certo che ti saluto. 197 voti, mancano... ma 16.000 follow... no, ovviamente questa qua non è una live di stasera. Scusate, pensavo aveva 16.000 follower, cioè visualizzatori in contemporanea. Ciao Miglin, grazie al terzo mese e grazie a SushiCat per il quinto mese. Oh, comunque supportate Creator, raga, e supportate Sedia, mi raccomando. Mi sa che aveva fatto uscire qualcosa sulle inondazioni. Complotto in Romagna. Scie chimiche dietro l'alluvione in Emilia Romagna. Due parole sulle teorie del complotto, madonna. Perché il maltempo insiste sull'Emilia Romagna? No, comunque ho visto molta gente che tipo si è lamentata del fatto... che cioè sul fatto che prima c'è la siccità, poi piove e vi lamentate. No, vi spiego, ci sono le alluvioni proprio per colpa della siccità. È una roba per me anche abbastanza logica, però chiaramente per molti hanno acceso il PvP in Emilia Romagna. No, non è proprio così. Io lo guardo a scuola Joe Pop, e a me Joe Pop fa impazzire, non ci posso far niente. Va bene signori, dopo questo piccolo momentino Hello Fresh per ordinare da mangiare e aver capito e tutto quanto, è il momento di passare al prossimo video della giornata. Il prossimo video della giornata è Angry Stupid Crazy People vs Biker Compilation Ida. Lo so che normalmente si fanno le dashcam reaction per questa cosa, però a sto giro ho voluto inserirla qua, perché ho detto vabbè, dashcam reaction non è che le voglio fare più così tanto spesso, quindi oggi dashcam. Però Road Rage, a me non interessa migliore infezione del codice che tutti commentano, ma me ne freghismo, super fatalità, arroganza e telefono in mano non sono errori. Spero che possiate imparare dalle mie esperienze e dover provare delle cose. Posso dire che è un po' cringe questa cosa. Posso dire che è un pochino i cringe questa. Però con mega relatable le parole all'inizio, regà, la guida, state attenti. Sì, è un po' cringe. Qualsiasi utilizzo dei miei video è assolutamente vietato senza il mio esplicito consenso. I trasgressori saranno puniti secondo le norme di legge. Ogni manovra è stata eseguita in condizioni di sicurezza. Guidate sempre con prudenza. Il cringe, Dio. Siamo tornati al 2012 dopo. Doppio senso alternato. Doppio senso alternato è quando... greve, è quando c'è una strada dove può, cioè c'è proprio il doppio senso alternato tramite semafori, quindi quando passa è così stretta che i sensi di marcia sono gestiti dai semafori, e questo coglione passa col rosso e si infila là. Ma sei proprio un coglione, eh?
Ora io mi immagino venire dalla parte opposta di là verso di qua e trovare perché una testa di foto in contromano col semaforo rosso, figlio di p***. Area pedonale. Cos'è, un taxi? Tassisti che non conoscono il codice. Effettivamente i tassisti possono entrare in ZTL. Boh. No, forse possono entrare in ZTL solo se hanno l'autorizzazione del comune o cose del genere. Non ho idea. Grazie a Sniper Fast per il Prime. Ciao, bello. Paul, dai la patente? Sì, ho la patente. È un'area pedonale. Io devo passare. C'è spazio lì. Non ti costa niente. Vai là, passi, no? No, l'area pedonale è tutta questa. Voi siete l'eccezione che può passare. Tu sei controsenso pure. Certo che sono controsenso, sono un pedone. Non ho senso io. Sei controsenso. Certo che sono controsenso. Sono un pedone. Non ho un senso. Vabbè, se lo faccio con prima poco conto secondo e poi metto il codice si può. Oddio. Devi farlo tramite il mio link, così là ti dà lo sconto. Oppure direttamente con il codice. Sì, comunque ti dà lo sconto. Sì, sì, lo puoi fare tecnicamente. Cioè, dopo. Questa. Mentre le strisce entrambi i lati e devi tagliare la strada. Ah, io questa cosa orribile. Anche con i parcheggi, la gente piuttosto che non fa 5 passi in più, fa le robe più stupide. A posto di parcheggiare, che ne so, a 5 minuti a piedi, parcheggia in doppia fila. Dio boh, ci sono dei parcheggi là davanti, ma vai a metterti là e fatti 2 minuti a piedi, così almeno dimagrisci. Mio Dio, oppure comprerlo fresh, che quello è salutare. No, pure con le strisce. Ci sono le strisce là, ma vai alle strisce ormai, capisco se non ci sono ed è una sbatta incredibile. Ma stanno là, porco Giuda! Scusa. Cosa ho cliccato, dai. L'affascinato di strada. Ma zio! Ma pensa a guidare! Testa di c***o! Ma de c***o! Pensa a guidare! Ma sono quelli che guidano ste macchine. Come si chiama sta macchina, raga? Come si chiama sta macchina? È la tipica macchina. Non è una smart. È una smart. Non è una smart. Che macchina è, esperti di auto? È la Twingo. Non è una smart. È una smart. Ah, ok, perfetto. Io stavo per dire letteralmente che per me i possessori di smart sono persone da cui, cioè, bisogna stare attenti. È una smart, boh, anche se a me non ha dato proprio l'impressione. A me sembra più una Twingo. No, non è una. È una Twingo, mi sa. Vabbè, quello che è comunque una di quel tipo di macchine, capito? Attimo a quattro posti, questa è una due. A posto. Cioè, poi questo è proprio qui bassissimo. Tutti quelli che le possiedono, mio Dio. Porca miseria. Adesso non posso né scendere né salire. Sì, però questo montaggio, mio scendere Dio. Scendere né salire. Né scendere né salire. Rimango qua. Sei già dentro il rotonda. Boh, vabbè, ok. Non è un bel posto dove fermarsi. Madonna, ma immagino fermarti in autostrada così. Io credo che abbia sbagliato a montare questo video. Sono abbastanza sicuro che questa scena l'ho vista prima. Devo passare. Stavi nel senso giusto. Senso. Ma poi questo si chiama gesticolare alla guida.
Madonna, la Liss però fatta così. Non lo so, me l'aspettavo molto meglio questo video. Per il telefono, pericoloso. Questo con le luci spente in galleria è un genio. Grande. Vabbè dai, però magari non te ne accorgi semplicemente. Certo, ci devi dare molta attenzione e le spie ti aiutano. Però moltissime macchine ormai hanno i sensori, per cui tipo nella macchina che ho io e, si accendono da sole automaticamente. Cioè quando c'è notte, a una certa, passata una certa ora o è, si accendono appunto. Monopattini elettrici, benvenuto nell'incredibile mondo dei monopattini elettrici, uno dei mezzi che ha fatto più vittime degli squali probabilmente. Autostrada Bologna, no? Se c'è qualcosa di peggio di tenere il telefono in mano alla guida della macchina è avere il telefono in mano alla guida di una moto. Vuoi morire proprio. Ma zio, no, ma sei serio, porca. Cioè pure in autostrada. Ma che cazzo. Testa di c***o. Ma come fa la cam a girarsi? Ah, Insta 360. Ma testa di c***o. Ma ti svegli, porca. Ti svegli, Posso dire però che reagire così alla guida, dai ragazzi, ci vuole un po' più di contegno, non lo so. Cioè, tutte queste parolacce quando stai guidando, no ragazzi, no. Basker TV, grazie del Prime, bello. Il Bresager, oh. Bambi, fammi indovinare, sei slacciato? Vediamo se indovino. Dai, prova, tira una sgasata, vai! Grandissimo! Mi raccomando, la cintura è anche dietro, eh! Ciao ragazzi! Sì, ok, il montaggio è estremamente cringe, va bene, molto, molto bello. Niente, questo video mi ha un po' deluso, purtroppo. Ciao Cristian, grazie del quarto mese, anche a Basket TV, ciao Bert, ricosino del prontosauro. Mi piacciono i dinosauri, cos'è questo? Mezzo alla strada. Va bene, molto bello questo video, però purtroppo non riesco più a reggere il montaggio. Raga, è uscito questo video di Rovazzi, me lo sono trovato in home stamattina, a cena con John Cena. Letteralmente Rovazzi che è andato a cena con John Cena. Devo vedere questo video. Ragazzuoli, incredibile. Sto andando a Roma perché domani mi becco con John Cena. E io pensavo di disturbarlo 10 minuti magari prima di cenare per fare qualcosa. Cosa potremmo fare prima di cena? Scusa, ma lo dice la parola stessa. Vacci a cena. Fai una cena con John Cena. È perfetto. Io, questa è una battuta che faccio da quando sono piccolo. È vedere che hanno finalmente fatto, cioè hanno... This cena feels good. Yes, so far so good. I want to know, because during my childhood, you're like a huge star. All my friends have like poster of you for the WWE. And now you're again a star in Hollywood like an actor, so... Beh, in realtà tutte le star della WWE a una certa finiscono per fare i film, perché a una certa non possono più scassarsi le spalle facendo finta di scassarsi le spalle, quindi si mettono a fare i film, banalmente. I just want to know, what is your plan in the future? First of all, thank you very much for saying that. It means a lot to me that I could do stuff I enjoy for a long period of time and have people enjoy with it. That's a very, very nice thing to say. My plan is to never take life for granted, and my goal is to try to earn every day. Because I know the most difficult thing is to change the perception of you.
And you're working on it, and you've done it, you know. Yesterday I watched Fast 9, and there is a scene between you and Mia, and Mia take your hand, and you have like you know, a drama face, and not drama. I understand. A very 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 cool drama. You take my heart. C'è una difficoltà in entrambi, cioè lui che sta provando a parlare in inglese e John Cena che sta tentando di capire che cosa sta dicendo. Comunque il mio unico ricordo veramente bello di John Cena, perché ne ho tanti chiaramente essendo che da piccolo guardavo molto wrestling, è il pupazzo di John Cena che non si distruggeva in nessun modo, che lo potevi tirare ma non si spaccava, lo potevi lanciare, non si, era, vabbè, infanzia. Flattery is a myth. I really want to see you in the future in a drama position as an actor. Your words are so complimentary. Thank you very much. Io ho visto pochi film con John Cena. I primi che ho visto fatti da lui tanti anni fa erano veramente brutti. Poi vabbè, a parte in Suicide Squad dove è molto bravo, altri sono boh, non lo so. È come The Rock. Per quanto The Rock sia un bel meme, regà, come attore The Rock, tutti i film dove c'è The Rock, io non lo so, sarà che non mi piace come recita, sarà tutto, sarà che è tipo boh, è tipo quando vedi il tuo personaggio nelle cutscene dei videogiochi che è mega customizzato, non ci posso fare niente, infatti F per The Rock. 1-1 Parma e Vicenza, e che se ne fu. I've been really lucky to work with very qualified people who helped make me better in WWE. No. I started out not so good. But then I was able to be put with opponents who brought the best out of me. And then I learned from them. It's very much the same in film. I'm getting put with people who bring the best out of me. John Cena è un... cioè, John Cena è un meme eterno. John Cena è un meme che piano piano si rinnova. Cioè, c'è stato tanto tempo fa proprio col meme di John Cena, poi c'è stato il meme di You Can See Me, poi c'è stato il meme di Bing Chiling. Cioè, è un meme che come sempre si rinnova e lui è sempre protagonista del meme. È ottima questa roba. Purtroppo questo video è noiosissimo. You're happy to be in the biggest car movie. In the home of Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Ferrari, Lamborghini. Italian cars have such passion. Passion for wanting to go faster, passion to... The styling is amazing. Cioè, allora, questo video può essere pure figo, perché l'idea di base alla Yotobi di fare questo titolo particolare, questo setupino... interessante, ma è letteralmente ehi, ciao Rovazzi, tieni 40.000 euro per far sapere a tutti che è uscito un nuovo Fast and Furious con John Cena chiamato Fast X, ok, che tipo di video faccio? Fai un video per i giovani, va bene, titolo divertente, chiacchiera per 9 minuti su John Cena, su quanto la redenzione degli attori, l'arte, eccetera 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 eccetera, anche se nel film si guidano macchine ed ci sono esplosioni, fine. E... fico, io l'avrei strutturato in modo molto diverso, molto molto diverso a livello di strutturazione, avrei pagato anche forse meglio Yotobi per farmi un bel video a tema, e invece questo è abbastanza molto noioso. Vediamo come chiude con il trailer ovviamente del film. Va bene, purtroppo questo video, quello là di con Will Smith già era molto bello. Farà 18.000 visual in ogni caso. Sì, è tipo un muschio selvaggio. No, e farà comunque tantissime visual questo. Vabbè, tu saresti stato tutta notte a sbavare davanti a John. Non lo metto in dubbio, ma un video di 9 minuti di John Cena che parla del fatto che boh, che fa cinema. E per il continuo, interminabile. Watch Mojo, Francesca, top 10 verità oscure dietro ai vostri cartoni preferiti. Io questo video mi immagino quelle classiche cose tipo oh mio Dio, Doraemon in realtà era tutto nella mente di Nobita, che è un ragazzo in coma dopo un incidente che sta per morire, bla bla bla, e Doraemon è tipo il suo dottore o il suo psichiatra, sai quelle puttanate, no, che solamente internet sa scrivere, solamente un bambino dagli 8 ai 12 anni può veramente vedere come realistica. E per il continuo e interminabile ciclo vi roviniamo l'infanzia senza troppi salamelecchi, che poi vi abituate troppo bene
bene e perdete di vista il dramma non di Zatato, bentrovati su WatchMojo Italia per questa nuova, ennesima top 10 oscure verità dietro ai vostri cartoni preferiti. Perché sì, il dietro le quinte può celare, a volte nemmeno troppo bene, misteri nascosti e scomodissimi, anche quelli di cartoon e serie per l'infanzia che voi pensate dovrebbero essere tutti rose e fiori. Ma noi questo video non l'abbiamo già visto. No, ed ora via, carichi e scattanti come se facessimo parte del franchise della numero 10. L'importante è vendere per Transformers G1, che è la... Ragazzi, noi questo video l'abbiamo già visto. Ci sono i Flintstones che fumano, Peppa Pig è il nonno che fa la battuta sul capitalismo, cioè sul cannibalismo, non sul capitalismo, e poi c'è, finisce mi pare, con il Pokémon, che cioè l'episodio che mandava all'ospedale i bambini. WatchMojo Italia, top 10 plagi assurdi di film che però sono belli. No, allora, decidiamone uno, raga, Ah, cavolo, voi lo vedete male, facciamo così, boom. Si lo vedete meglio tecnicamente, no, invece si vede sempre male. Allora, eccolo, abbiamo top 10 migliori livelli segreti nei videogiochi, top 10 momenti senza un cazzo di senso negli anime. Va bene, questo è il tipico video a tema anime, perché gli anime sono tutti così. Dice Ottavio che vi sono sfuggiti in Guardiani della Galassia. Chi se ne frega dei fumetti dei supereroi. Top 10 livelli più difficili. Top 10 videogiochi più censurati. Ormai WatchMojo ha perso le idee. Richieste assurde fatte per attori di film. Colpi di scena geniali che salvano film schifosi. 10 anime. Top 10 anime più pervertiti di sempre. WatchMojo, ma che sta succedendo al tuo canale? E infatti fa molte meno visual in meno. Top 10 boss senza un cazzo di senso nei videogiochi. Quasi morti in un incidente. 10 morte brutali. Censure folli nei Pokémon. Citadel, la serie dei fratelli Russo da non perdere. 12.000 visual. F. Ricordo quando hai fatto un video riguardo a un film anime strano. Ah sì, tempo fa, quando volevo provare le review degli anime. Molto, molto. Top 10 boss più difficili nei videogiochi. Top 10 migliori gag di LOL, stagione dalla 1 alla 3. Questo sarà un video di 18 minuti di io con una poker face totali. Più celebri sugli attori, top 10 sempre più censure. Oh mio Dio, sei diventato noioso, WatchMojo, ma che cosa è successo? Va bene ragazzi, è il momento vostro, consigliate un video da vedere per la fantomatica Poldo TV. Consigliate un film da vedere per una fantomatica Poldo TV. Doppi senso, di bambole assassine. Flop, colpi di scena. Nathan Filtered, no, Nate ha fatto un nuovo video. No, Nate ha fatto un nuovo video. Come Nate ha fatto un nuovo video? Nathan Filtered ha fatto un nuovo video. Dannazione. Il declino del gaming. Ma? È nuovo questo? Se hai cliccato questo... Bro, ma perché non mi è arrivata la notifica e nulla? Non l'ho mai... Ma mi è proprio sfuggito. Porca miseria, è un video da Soapy Games. Ma Soapy Games non fa più video. Ok, è il momento di guardare un po' di editing fatto bene e di parlare del tema videogiochi. Si va. Se hai cliccato questo video, probabilmente giochi o hai giocato a qualche videogioco nella tua vita. Che si tratti di Resident Evil, Doom, Fortnite, The Last of Us, Corriere, Amazon Simulator e così via. Ogni videogioco ha la sua particolarità. Ma che tu ci creda o no, effettivamente credo che i videogiochi abbiano anche un lato oscuro. E non si tratta di ciò che dicono i giornalisti cringe che scrivono le peggio stronzate su di essi e così via. Ma dirò. Tra l'altro questo è un video che in inglese si chiamerebbe The Downfall of Gaming. Che palle che in italiano si chiami Il Declino, è bruttissimo. In inglese The Downfall, è bellissimo. Roba un po' più seria. Per questo sai che ti dico? Non voglio sprecare il tuo tempo, quindi andiamo dritti al punto. Negli anni ho giocato ad un bel po' di videogiochi e fino a più o meno 16 anni ne ho abusato per ore ed ore al giorno. Questo per dirti che tecnicamente, per mia fortuna ma anche sfortuna, so molto della materia. In poche parole, in quel periodo della mia vita ero un big nerd. Poi è arrivato
arrivata pure la quarantena, che sicuramente non ha aiutato, anche se al tempo, essendo che ero un gamer selvatico, non mi è dispiaciuta più di tanto. E per me la DAD significava 6 ore in più per grindare nei server Minecraft o su GTA Online. Detto questo, ecco dove, a mio parere, i videogiochi... Io giocavo a Rust durante la quarantena, ti lascio immaginare. Possono facilmente colpire in modo negativo. Credo che la ragione principale per cui le persone giocano ai videogiochi è che puoi immergerti in un altro mondo, che può essere di tutto. Per esempio, puoi entrare in un mondo in cui devi sopravvivere a zombie e città distrutte, o puoi essere un'oca che bullizza le persone. Bellissimo, oppure puoi gioco. Andare in un luogo più tranquillo, in cui per esempio vai ad attaccare il wifi della gente sperduta. Ora immaginati un tizio che nel mondo reale non è chissà chi, ma che come essere umano ha un po' quel bisogno naturale di volere qualche genere di importanza nel mondo, e che necessita di quel senso di raggiungere obiettivi. Beh, quello lo può trovare. Prima di continuare col video di Nate, vi do anche il mio punto di vista. Io ho questo problema che ho giocato per molto tempo ai videogiochi, tanti diversi, da Minecraft e altro, e io non gioco ai videogiochi più che altro perché lavoro, non ho mai quel tempo da giocare ai videogiochi, e l'unico momento che ho per farlo è in live. Però in live è un altro discorso, secondo me. Vabbè, io lo sfrutto la sera, cioè un'ora e mezza la sera, per portare anche gaming, chiaramente, però mi manca quella roba di prendere un single player e iniziare a giocarcelo. E ho proprio provato a giocare a Zelda, quello nuovo, molto bello, anche se la variante sandbox mi sta facendo cascare le palle a terra. Non ce l'ho fatta perché dopo 2 giorni l'ho lasciato lì perché dovevo lavorare. Alla fine ho detto niente, poi lo continuo appena ho tempo. Infatti non ho mai quella roba di dire ora gioco a qualcosa. Che palle, mi manca giocare ai videogiochi. Lord, grazie al secondo mese, uè, fenomeno, ciao, bello. Trovare in una modalità simulata online, magari stando a capo di qualche clan di COD, dove effettivamente no, sente di essere importante, o facendo milioni su GTA Online, o ancora raggiungendo il platino su Rainbow. Ma non si tratta solo di quello. Spesso credo che sia facile immergersi nel gaming perché, insomma, ovviamente nel mondo reale non puoi andare in giro a far esplodere nemici vari, a stile John Wick, uccidendone 145 da solo. E porca troia, sei divertente. Quindi, se nel mondo reale non vedi nulla di buono e il gaming ti stimola molto di più, è facile cadere in questa spirale in cui hai negligenza di te stesso nel mondo reale per migliorare e magari anche raggiungere obiettivi esclusivamente in un videogioco. In poche parole, tutto quel tempo potevo spenderlo meglio, almeno in parte? Assolutamente sì, ma è pur sempre un periodo della mia vita che ho vissuto. Per questo motivo ho pur sempre nostalgia di quei momenti in cui, non lo so, tornavo a casa da scuola, iper eccitato per giocare a Minecraft, o Watch Dogs, o le vecchie versione di Rainbow Six. Io ho dei ricordi bellissimi di quando c'era la quarantena e giocavo H24 a Rust con i miei amici. C'è stata una settimana dove siamo stati online tutto il giorno, dalle 10 del mattino fino alle 7 di sera. È stato tipo uno dei wipe più belli che io abbia mai fatto di Rust. Tra l'altro ora ci sono i Rivals, io li sto seguendo tantissimo dalla prospettiva soprattutto di Leo, ma anche di Noize e altri. E mamma mia che nostalgia di quella cosa. E registrarci i miei primi video, che mi riportano ad un periodo completamente diverso della mia vita. E credo che sia molto interessante come molti giochi che mi sono piaciuti molto nel tempo siano anche giochi che hanno ricevuto un mare di insulti. E credo che l'esempio più grande di tutto ciò sia Watch Dogs. E ad oggi ci sono una marea di video di gente che torna al gioco e parla di come fosse sottovalutato e così via. E la fine che la serie ha fatto è piuttosto triste, ma questo è un altro discorso. Il motivo principale... Tipo Watch Dogs è uno di quelli che non ho mai avuto, ma non ho giocato nemmeno The Last of Us, non ho giocato God of War. A me manca proprio quella base di videogiochi. Ho solo quelli vecchi di quando ero molto piccolo e giocavo, che ne so, alla Wii, al Nintendo, alla Nintendo 64, cioè questa roba. Gioca The Last of Us, cioè tu mi dici gioca The Last of Us, io ti dico, prima di giocare a The Last of Us dovrei giocare a altri miliardi di giochi che non gioco perché non ne ho né il tempo né la voglia, principalmente. Di tutta la merda che quel gioco ha ricevuto è questo. Guardate che grafica, ogni cosa si muove per il vento, la fisica del cappotto è assurda e persino le luci sono praticamente perfette, soprattutto considerato l'anno in cui questo trailer è uscito. Infatti, ci credi se ti dico che il video che ti sto mostrando è di ben 11 anni fa. Ecco, questo è il gioco finale. Diciamo che c'è una leggera differenza, ed ovviamente la gente si aspettava un gioco con una grafica completamente diversa, e di conseguenza si è preso un mare di merda. Nel senso, per il 2013 la grafica finale era comunque buona, ma la gente voleva quella del trailer. E credo che quello fu uno dei casi più famosi di giochi che escono diversi da come erano stati promessi, ma la situazione negli anni è peggiorata ancora di più. Infatti credo che avrai notato che sempre più spesso escono giochi non finiti o con personaggi o storie di bassa qualità. I just move shit with my mind.
Yeah, okay, that is something I do now. I do magic. Ma lascia che ti spieghi di cosa sto parlando. Nel secondo canale un po' di tempo fa ho anche fatto un video a riguardo e... Ehi, a proposito, dimenticavo, ho anche un secondo canale. Comunque credo di poter parlare meglio della situazione in questo video. Personalmente credo che quando esce un gioco, beh, dovrebbe essere un prodotto finito, che insomma è completamente giocabile, ben ottimizzato e non dà alcun problema. E per anni, almeno per la maggior parte dei casi, è stato così. Ma devi capire anche che non è che un gioco semplicemente ci lavorano e poi appena è finito dicono lo facciamo uscire. Un gioco... chiaramente devi trovare un tizio che te lo finanzia, e quello che te lo finanzia ti dice: ok, deve uscire questo giorno, tu hai 2 anni di tempo per farlo magari, perché noi dobbiamo iniziare a preparare le grafiche, la promozione, fare uscire i trailer con la data, ci deve essere un giorno di uscita, stampare le versioni fisiche, stamparla su Switch, stamparla su PlayStation e altro. Quindi chiaramente, tra poco ne parlo, perfetto, allora dico solo la mia. E quindi chiaramente le tempistiche sono molto molto diverse, e quindi le case videoludiche devono abbassare la testa a chi gli dà i soldi, banalmente, essendo che i giochi arrivavano alle console Cyberpunk dai PC già un esempio di questo, perché in caso ci fossero stati bug e così via non c'era la possibilità di aggiornarli, ed il solo concetto di aggiornamenti era abbastanza nuovo. Ora passiamo al giorno d'oggi. Assolutamente ci sono ancora molti giochi che per fortuna escono perfetti, ma avrei notato sempre di più roba che esce ma riceve un mare di merda perché è ottimizzata da culo, piena di bug, semplicemente non è manco finita, come accadde con il caso gigantesco di Cyberpunk, che probabilmente solo adesso e con tutti gli... Cyberpunk tra l'altro è il gioco in cui ho visto più hype al mondo, cioè quando c'è stato ho visto proprio un hype incredibile. Penso che solamente GTA 6 comparerà di hype Cyberpunk. Io proprio come ho vissuto l'hype di Cyberpunk è qualcosa di assurdo e non mi interessa nemmeno. Finito. Detto questo, credo che un esempio più recente di tutto ciò sia la porta per PC di The Last of Us, che è uscita 1 o 2 mesi fa. Beh, non è finita bene. Ottimizzazione rotta più un mare di bug e crash. E credo che tutto ciò accada per 2 principali motivi. Il primo è che tutti vogliono che ogni cosa esca il prima possibile, ed anche gli sviluppatori probabilmente hanno una pressione assurda da parte delle aziende, per cui sono costretti a far uscire un gioco il prima possibile, e quindi spesso esce roba non finita. Allo stesso tempo, credo che ciò accada anche perché intanto ora c'è la possibilità di fare aggiornamenti quando il gioco non funziona, quindi perché non impostare una data di rilascio del gioco impossibile, così da poter stampare i dischi del gioco in una versione rotta di esso e nel frattempo mettere trailer fighi con John Wick che fa finta di essere Keanu Reeves e mettere nei trailer un sacco di roba che manca nel gioco finale, così da fare un sacco di soldi sui preordini per poi rilasciare un gioco esploso e forse fare poi delle patch per avere un gioco finito tipo un anno dopo dall'uscita, ma anche perché semplicemente siamo onesti. È anche colpa tua, brutto bastardo. Ok, no, sta fermo. Non mettere dislike. Lascia che ti spieghi. Chi li compra quei cazzo di preordini senza sapere se il gioco funzionerà? Tu. O forse no, Io credo di non aver mai preordinato un gioco in vita mia, però. Io nemmeno. Io ringrazio Nintendo che mi ha dato questa... Cioè, se Nintendo non avesse preso e mi avesse detto: tieni, Poldo, questa qua è per te. Se non mi fosse arrivato un pacco a casa con Zelda e io a piangere tipo: oh mio Dio, grazie! Io non lo so. Io, io sono Elden Ring, però sono piccoli... piccoli... esempio a parte. Il fatto è che i gamer selvatici spesso trovano un produttore di giochi che lo proteggono a tutti i costi con paragrafi di pagine e pagine, manco fosse Dio in terra. E credimi se ti dico che si fideranno che quel produttore faccia uscire un gioco perfetto e ben funzionante, e probabilmente lo preordineranno per poter avere le orecchie da gattino. Ma il gioco uscirà a posto, giusto? Giusto? C'è anche da dire che in realtà non si può dare veramente colpa a quel gamer selvatico. Insomma, credo che sia normale aspettarsi un prodotto finito. Oh mio Dio! Ma tu sai chi è questo qua? Ma tu hai messo una cam a caso di... Allora, questo tizio in alto a sinistra è uno dei musicisti black metal più geniali del nuovo millennio. È incredibile questa roba. Questo tizio si chiama Old Nick ed è un tizio che ha una label chiamata Grimestone. Ed è un genio, veramente, è lui, è questo qua, ma ha una serie di album, uno più bello dell'altro, tutti mega rancidi. E io nelle mie live lo metto sempre, specialmente metto questa canzone, metto A Witch Bike in the Forest, metto questa. Veramente.
veramente un genio. Se potete, recuperatevi i lavori di All Nick, perché sono bravi, cioè bravissimo. Poi non è black metal, mischia black metal a musica elettronica e altro, però è veramente geniale sto tizio. E non so perché hai trovato sta clip dove è al computer, non ne ho la più pallida idea, però è lui, ti posso assicurare che è lui. Infatti boh, finito quando lo preordini, ma spesso capita che semplicemente non sia così. Detto questo, è una strana dinamica per cui gli sviluppatori devono far uscire i giochi il prima possibile, ma allo stesso tempo sanno che se quel gioco uscirà rotto non lo prenderà nessuno, quindi lo ricopriranno di gameplay, trailer perfetti in 8K e cose fighe che puoi ottenere preordinando il gioco quando la gente non sa ancora che uscirà rotto e che forse sarà finito un paio di mesi dopo l'uscita. Piuttosto sad. A proposito, ecco una cosa che ho sentito da parte di molti commenti a riguardo e che secondo me è piuttosto vera, che semplicemente la maggior parte della gente opta per comprare esclusivamente i classici giochi mainstream AAA senza anima, aspettandosi chissà cosa ogni volta senza mai provare nient'altro. Concordo. Sì, e poi dall'altro lato ci sono quelli che invece, oh mio Dio, i giochi di AAA, incredibile, se il gioco non è Hollow Knight o qualsiasi cosa sviluppata da una casa indie che abbia un personaggio talmente ok da mettermelo come immagine profilo Discord, allora non è un bel gioco. Oltre penso anche che sicuramente si vedono sempre di più questi effetti dell'epidemia dei giochi rotti, ma mi rendo anche conto che per fortuna non sono tutti così. Anche in questo periodo ci sono, più che altro ci sono dei giochi che escono e muoiono una settimana dopo. Saints Row, quello nuovo, è uscito una settimana dopo, nessuno ne ha più parlato. Comunque tanti giochi che escono senza problemi, solo che secondo me sentiamo più parlare dei giochi che escono Sons of the Forest, perché fanno più scalpore. Per esempio, credo che il remake di Resident Evil 4, per quanto ne ho giocato solo la demo ma ho visto diversi video a riguardo, non fosse affatto male, anche se credo che gli manchi una cosa molto importante. Resident Evil 4. Le cazzo di titolo. Dai, di la frase. Per favore, di la frase. Ma credo anche che in questi anni stiamo venendo attaccati da problemi. Hogwarts Legacy. No, Hogwarts Legacy non doveva essere la cosa più incredibile che avrebbe mai colpito i videogiochi multimediale. Maghi fanno più più. Che non gioca più nessuno. Che è successo? Però sì, semplici giochi rotti, cioè Battle Pass, shoppini e skin. Ma dato che so che probabilmente anche tu a 14 anni hai shoppato il bombarolo lucente, anche qua lascia che ti spieghi. Cominciamo da zero. Cos'è il bombarolo lucente? Ormai ogni gioco ha uno shoppino, e insomma, sarebbe pure sciocco non metterlo. Si tratta di guadagni in più e di costi di produzione praticamente pari a creare il modello 3D e metterlo in vendita nel gioco. Ah, e in caso di giochi come Fortnite, c'è anche il costo del fare la collaborazione con un'altra azienda. Letteralmente tipo le sorprese al McDonald's. Comunque almeno per la maggior parte delle volte. Povero Kratos, guardalo come lo trattano. Io non ho nemmeno giocato God of War. È un margine di guadagni assurdo. E vabbè, bella per loro. Di solito questo shoppino non include cose per renderti il gioco più facile, se non magari booster di guadagni a fine partita. Di solito include skin, molte skin, un mare di skin. Ora, ecco il principale motivo per cui chiunque compra delle skin in un videogioco: pressione sociale. Vedi altra gente che ha la stessa skin e quindi quasi inconsciamente vuoi far parte del gruppo. Queste cose si formano principalmente sulla FOMO, Fear of Missing Out, paura di perdersi qualcosa, e tutto ciò secondo me ha un impatto ancora più grande nei ragazzini. Non... Totally, più che altro è di essere l'unico senza skin o che hai una skin banale, perché per alcuni avere una skin unica è incredibile, soprattutto su Overwatch o altro, ma che te ne frega. Su voi, ma credo che un po' tutti a 13 anni probabilmente eravamo dei materialisti del cazzo e per far parte del gruppo volevamo ogni oggetto randomico che era di moda possibile. In realtà nel mio caso era diverso, perché ho giocato così tanta Overwatch che a una certa mi sono stufato dei personaggi principali, e siccome sbloccavo le skin base ho detto: cavolo, sta skin è proprio figa, ma ormai, visto che ci gioco sempre o altro, ma dai, shoppiamola. Ma bro, comprato 5 euro di skin probabilmente in tutta la mia vita, capisci qual è proprio il connubio. Invece questi è lasciare tutto lo stipendio in tutte le skin di Fortnite. Oh mio Dio, c'è addirittura qualcuno che paga gli streamer, si fanno l'abbonamento 5 euro al mese, così buttati là e non hanno nulla in cambio se non un grazie dallo streamer. Cioè veramente viviamo in un mondo da fate la sub, grazie per favore, e io avrò la eterna gratitudine per voi, grazie. Ad esempio, più
famosi come Fortnite, si possono vedere le stesse cose. Ricordo benissimo quanto bramavo quelle cazzo di skin quando avevo 13 anni. Personalmente, ecco come la vedo. Credo sia inutile sprecare centinaia di euro per avere armadietti strapieni di skin. Detto questo, ovviamente se c'hai soldi, usali come cazzo ti pare. Cioè, non sono te, non posso dirti che farne. E soprattutto quando hai tipo 14 anni, o perché tutti i tuoi amici ce le hanno. Vabbè, ci sono quelli che comprano i videocorsi di Andrew Tate, c'è gente messa molto peggio dei Fortnite player. Appunto, è inutile shoppare la skin, è meglio spendere su Genshin, mi sento preso in causa, Paul. Ma tu, Kerf, capito? Ma tu, se butti le sub qua, a sto punto le butti pure su Genshin, capito? Cioè, io là ti capisco, Kerf, veramente. Tanto Genshin Impact e Poldo stanno sullo stesso livello, no? Grazie, bro. No, o perché magari giochi un bel po' quel gioco in particolare. Alla fine è piuttosto normale che tu voglia prenderti delle skin. Nel senso, non credo che tu esploda se ti prendi una skin ogni tanto. Più che altro sono molto contro quel fatto di voler costantemente avere l'ultima skin di sto cazzo, per un mio discorso antimaterialistico personale. Ma vabbè, questo non è nemmeno il punto del video. Credo che di queste cose potrei parlare nel secondo canale. Comunque, dato che le skin tendono ad essere relativamente costose, arrivando in genere ad una media di 10-20 euro in V-Buck, prendendo l'esempio di Fortnite, c'è un modo per averne di più e ad un prezzo più basso. Un modo che ormai è così lucrativo che ne stanno facendo uso praticamente buona parte dei giochi competitivi, i Battle Pass. Personalmente trovo che i Battle Pass siano un modo iper efficiente per guadagnare, anche se allo stesso tempo, per via del modo in cui funzionano, personalmente non mi sono mai stati troppo simpatici, a parte a 14 anni quando mi compravo sempre il Battle Pass della season di Fortnite, per quanto posso capire perché le aziende li utilizzano, essendo che a mio parere sono il nuovo meta per guadagnare nei video. Basta, Battle Pass, basta, Battle Pass. Mio Dio, che palle, c'è il Battle Pass ovunque, pure su Prato Fiorito a momenti. Come ti ho detto prima, contano in un modo assurdo sulla FOMO, ma in un modo molto interessante. Penso un attimo a come funzionava il gioco medio un paio di anni fa. Compravi il gioco e nella modalità online spesso c'era un qualche sistema di progressione. Venivi ricompensato per aver fatto qualcosa. Ora però funziona in modo diverso. Giochi al gioco e sì, ci sono comunque delle ricompense gratis, ma le vere cose, le ricompense più importanti, si trovano comunque dietro al paywall di cose come i Battle Pass. Quindi paghi per ottenere determinate skin o balli. Il problema è che se non finisci il Battle Pass che hai pagato entro fine season, ti attacchi al cazzo. Madonna, quindi come ottieni tutto ciò per cui hai pagato? Sentendoti costretto a continuare a rientrare nel gioco per finire quel cazzo di Battle Pass. Su cui hai No, ma non lo metto in dubbio che Fortnite sia un bel gioco, assolutamente. Io odio tutto il mondo che si è creato intorno al Fortnite, è quello che dico. Io non odio Undertale come gioco, perché magari è pure un bel gioco. Io odio tutte le persone attorno a Undertale. Io non odio Five Nights at Freddy, odio tutte le persone e tutto l'ecosistema creato dalla fanbase attorno a quello. È così come per i film, così come per gli altri. Io non ce la faccio. Peso 10 euro. Nel senso, a mio parere sarebbe più giusto fare in questo modo. Una volta finita la season, semplicemente puoi comunque finire il Battle Pass della season prima. Ed alcuni giochi hanno già implementato sistemi del genere. Ma posso capire perché altri giochi non li implementeranno mai. Semplicemente per un ovvio fattore di guadagni. E poi, relativamente a ciò per cui stai pagando, credo che i Battle Pass comunque siano una buona offerta. Spendi poco e ti prendi un paio di skin. Che sicuramente non hanno lo stesso valore delle skin da 20 euro o roba così. Ma sono pur sempre un paio di personaggi. Insomma, ci sta, il gioco ti piace e dici, vabbè, ci spendo 10 euro, mi prendo un paio di personaggi e supporto pure gli sviluppatori. Soprattutto perché spesso, prendendo per esempio Fortnite, il gioco base è gratuito. Comunque, il problema più grande dell'industria del gaming di adesso, secondo me, è che mi sembra troppo basata sul cercare di fare di tutto per milcare il più possibile l'utente. Lo so, e sempre più giochi stanno perdendo di anima e di quel che di passione che mi sembra... Che sono aumentati anche i costi di produzione di un videogioco. Stavo di vedere molto di più nel passato. Per quanto ovviamente questi sistemi in molti casi erano presenti anche tempo fa. Ma posso vedere come questa sorta di materialismo che tra le persone puoi vedere in modo gigantesco nella vita reale si stia trasformando in materialismo virtuale, in cui acquisti cose che tecnicamente non costano quasi nulla da produrre, ma che danno un profitto assurdo. Ed ovviamente fatti la tua idea, perché questo è un argomento abbastanza complesso. Quindi no, capisco chiaro, se non chiaro, concordi con le proprie me idee, e, ok. Più che altro è un argomento molto direi ampio. Che ci becchiamo al prossimo video. È un argomento così ampio che chiaramente non puoi dare un vero e proprio parere proprio così netto piedi Carmela miau. Cosa sto dicendo? Devo fare una cosa ma non ci sto riuscendo. Metti, esci fuori da qua. Non sto riuscendo a fare questa cosa. Niente. Ci dovremmo essere. Non so cosa sto facendo. Ci siamo? Buffering.
Comunque sto pensando di cominciare a mettere la faccia nei video. Oh, finalmente, Nate. No, in realtà volevo fare un'altra cosa, ma non ce l'ho fatta, ovviamente. Ovvero questa qua. Perché, signori, devo andare a fare il mega piscione. Quello, sai il mega piscione, quello là proprio monumentale, quello là che ti serve per ristabilire l'anima, il corpo e tutte le altre cose. E siccome mentre lo vado a fare vi metto il nuovo videoclip di Slughorn, perché è molto bello e dobbiamo spreadarlo bene, quindi io intanto vado a pisciare, voi guardatemi un po' i death metal. Arrivo. Belli, ci siamo. È il momento di bere l'acqua. L'hai fatta tutta, ci hai messo poco. Oh, regà, mi son fatto la pipì. Riffone, grazie, bro, grazie, grazie di cuore. Siamo veramente fieri di come è venuta. E domani al Venezia Core penso che ci sarà la fine. Comunque, ciao, bello, come stai? Tutto a posto? Allora, belli miei, per concludere la serata direi di avvelenarci un po' l'anima con un nuovo video di Twinner. Ma dove corde vocali c'hai? Che vuol dire sta fa? Che ho fatto? Ah, per la canzone, vabbè, sono stupido. Vabbè, perdonatemi, sono scemo io. Ci avveleniamo l'anima. Una storia su Instagram gli ha rovinato. Io questo non l'ho visto, perché a metà? Ah, probabilmente l'ho aperto, sono andato a metà per vedere se ci si vedevano tette, se potevo farlo vedere in live e l'ho chiuso. Quanto essere politically correct? Allora, non ho visto se ci sono tette durante il mio controllo, però potremmo effettivamente commentare. Si spoglia nuda a Napoli. Io ho un po' paura per il discorso Bubas, però... Però... Sono a Napoli Centro! Non ci stanno? Quello delle Bubas... Quello delle Bud Light? Quello delle Bud Light? Qual è il Bud Light? Questo l'ho visto, imbarazzantissimo. Il resto ho provato a vederli tutti, mi sono perso giusto questi. Si va. Si va, si va. Sono a Napoli Centro e sto per spogliarmi tutta nuda, raga. Il modo in cui dice tutta nuda e poi urla è la cosa più tipo da femmina sud italiana possibile. Grazie Ken Kaneki per il quinto mese. E sto per spogliarmi tutta nuda, raga. Come state? Io oggi un po' meglio, perché sono stata abbastanza triste in questi giorni, dato tutte le critiche che ho ricevuto, ma soprattutto riguardando i video che mi hanno fatto
mi sono sentita stupida praticamente. No, ok, mi sa che questo tema lo salteremo. Qual è questo qua delle politiche? Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quello in cui parleremo di una storia che ha dell'incredibile. Un vero e proprio caso studio di quando provare a essere woke, politicamente corretti, finisce tragicamente male, fino a farti perdere miliardi di euro, e non sto esagerando. Questa compagnia che ha creato una pubblicità con una persona trans, che aveva lo scopo di far vedere quanto sono inclusivi e woke per aumentare le vendite, in realtà ha commesso l'errore più grande della storia e che potrebbe portarli alla rovina. Ma prima di vedere cosa è successo, è giusto presentarvi i due protagonisti di questa storia. Da un lato abbiamo Bud Light, una birra americana, ed è stata la protagonista della peggiore campagna di marketing di sempre. Dall'altro invece... Tipo quelle campagne che vogliono essere mega, mega, mega creative e poi alla fine stanno, rompono unicamente le palle. Abbiamo chiaro. L'altro personaggio principale di questa storia tragicomica, cioè Dylan. E descrivere chi è Dylan è abbastanza complicato. 10 cose bagnate in Cina, Mr. Dylan. Certo che conosco Mr. Dylan. Cazzo, ma è un patatone Mr. Dylan, regà. Mr. Dylan è incredibile. In questo video, ragazzi, andremo di nuovo su Stumble Guys dopo 2 mesi di assenza. Vedremo, ragazzi, tutto Mr. Dylan, non mi va. Penso che il modo migliore sia mettervi qualche foto. Come si può chiaramente vedere, Dylan è una donna, una delle migliori donne che abbia mai vissuto su questo pianeta, in realtà, e tra un attimo capirete il motivo. Ma una particolarità di questa donna è che fino a circa un anno fa... Spero che capire il motivo, perché mi è sembrata una bella presa per il culo. Era un uomo. Infatti Dylan si identificava in un uomo, ma un anno fa ha iniziato a identificarsi in una donna, e l'ha fatto in un modo abbastanza bizzarro. Ha infatti creato una serie su TikTok che si chiama Giorni da ragazza, in cui conta i giorni da quando si identifica in una ragazza. Anche qui, il modo migliore per farvi capire cosa fa in questi video è mostrarvelo. Day one of being a girl, and I have already cried 3 times. I wrote a scathing email that I did not send. I ordered dresses online that I couldn't afford. And then when someone asked me how I was... No, aspetta. I ordered dresses... Ah, che non posso permettermi, ok, avevo letto che non posso mettermi. Online that I couldn't afford. And then when someone asked me how I was, I said, I'm fine, when I wasn't fine. How'd I do, ladies? Good? Girl power! Credo che questa sia, cioè, se l'avessi visto io senza il contesto, mi sarebbe sembrata solamente un'enorme presa per il culo verso il mondo femminile, non lo so. Ilo Andrea, grazie del Prime, bello, benvenuto. Se hai visto questo TikTok senza conoscere tutta la storia, avrei pensato che fosse uno sketch comico in cui scherzava su degli stereotipi. Ma in realtà Dylan si identificava veramente in una ragazza ed è diventata una serie di 365 puntate della durata di un anno. Day 66, being a girl, and today I'm in nature. Trees, I love them. Water, lakes, I love them. Heels, they're my hiking heels. I love them. Okay, come on. C'è la musica col copyright. E i video sono tutti più o meno così. Di recente ha superato i 365 giorni da ragazza, quindi ha fatto un mega spettacolo a New York dal vivo. In questo modo Dylan ha raggiunto più di 10 milioni di follower su TikTok, diventando così una bandiera, la figura principale per i diritti dei trans in America. E per questo la scelta di Dylan di identificare... Ma veramente è diventata la bandiera? Ficarsi in una donna è stata senza dubbio la miglior scelta della sua vita. E non solo per le decine di milioni di followers, ma anche perché Dylan, che a questo punto è la donna del decennio, potremmo dire, ha ricevuto un invito per parlare addirittura con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per discutere dei diritti. Michael Jackson trans. E Joe Biden. Oltre al presidente, anche in moltissimi programmi televisivi, dove delle conduttrici si sono addirittura inchinate davanti a Dylan per il suo coraggio. O qualcosa del genere. Ma soprattutto identificarsi in una donna è stata la miglior scelta dal punto di vista finanziario. Infatti in questo anno, da quando ha cominciato a dire di essere una donna, ha collaborato con tantissimi brand e ha guadagnato circa $1,500,000. È davvero incredibile. Dylan, che dice di essere donna da circa un annetto, è già riuscito a ottenere molto di più delle donne che sono biologicamente donne da tutta la vita. Onestamente è abbastanza assurdo tutto questo. Vabbè sì, cioè questa qua è una frase che vuol dire tutto ma non vuol dire niente. Questa qua te la potevi veramente risparmiare. Non c'entra niente quello che hai detto con questa situazione. Se qualcuno avesse trovato una cura per il cancro nel periodo l'ha fatta, l'ha cappellata, l'ha Dylan detto. Pubblicava la sua serie su la TikTok twinerata in l'ha cui fatta. Va in giro con dei vestiti da donna a dire cose. Nemmeno chi ha trovato la cura per il cancro avrebbe ricevuto tutta la sua fama, pubblicità
e soldi. Ma non dico che non se lo meriti, assolutamente. Per questo penso che sia chiaro che stiamo parlando di una delle migliori donne mai esistite. E tra l'altro Dylan ha spesso anche condiviso alcune delle sue idee, che sono davvero molto democratiche e moderate. Like the articles written about me using he pronouns and calling me a man over and over again. And I feel like that should be illegal. I don't know. That's just bad journalism. Certo, ovviamente se dai del maschile a qualcuno che è un maschio, ma che per qualche motivo si identifica in uno dei 3000 generi e usa uno dei 3000 pronomi che hanno inventato loro negli ultimi mesi, deve essere arrestato. Questo è un modo di pensare assolutamente ragionevole e per niente totalitario. È anche per questo che Oddio, credo che parlare per esagerazione sia una delle cose principali che facciamo quando siamo arrabbiati, cioè... Io credo che in quel fatto lei era semplicemente arrabbiata perché hanno sbagliato a chiamarla con i pronomi e lei ha detto dovrebbe essere tipo illegale, cioè per dire che è una cosa grave, però cioè, ne passa d'acqua sotto i ponti a iniziare a muovere una campagna per rendere illegali sbagliare i pronomi. Dylan è la mia TikToker preferita e la stimo così tanto. Ora che ci siamo fatti un'idea su uno dei personaggi di questa storia e che è senz'altro abbastanza singolare, passiamo a quello che è successo. Il fattaccio. Come vi dicevo, la birra che ha collaborato con Dylan si chiama Bud Light, è una birra americana, e come clienti ha per la quasi totalità maschi, che sono o giovani nell'età del college o un po' più adulti, che sono tipo l'americano medio. Infatti la birra è dell'americano medio. Io con una macchina enorme e la bandiera americana in giardino. E per qualche motivo qualcuno che lavora per il marketing di quell'azienda ha voluto farsi sponsorizzare da Dylan, che non ha letteralmente nulla a che fare con il loro target. La pubblicità consisteva in dei video di Dylan e delle edizioni speciali di questa birra con stampata sopra la faccia della donna del secolo. Questo... A parte che la potevano fare un pochino meglio americani, cioè non voglio commentare né il fatto della transessualità né altro, solamente come cazzo hanno fatto l'illustrazione sopra che è o maschio o femmina o hanno o bastoncino di pietra, è veramente brutta quell'illustrazione, mio Dio, e te fa paura quella birra. Le edizioni speciali di questa birra con stampata sopra la faccia della donna del secolo. Questa pubblicità è stata un totale disastro, non penso di aver mai visto una campagna pubblicitaria così disastrosa in vita mia e tra un attimo vedremo cosa è successo. Ma prima una domanda che sorge spontanea è com'è possibile che un brand che produce birre che ha un target che non... Ma onestamente penso di dire se non so sotto troll, cioè dai si vede che lo sta facendo un po' apposta, cioè sta sfruttando la wave di cringe TikTok riguardante queste cose che si vede negli ultimi anni per guadagnare attraverso punti inclusività LGBT, cioè, e ha funzionato anche bene, ma dopo sta storia mi sa che le aziende avranno paura di associarsi con lei. Ma forse cioè, ci sta quella roba di muoversi nella wave di cringe che muove TikTok. Cioè TikTok Cina lo sta facendo di darci tutti questi contenuti cringe perché gli serve. Però il problema è poi è il fine. Ciao Gaspo, grazie al 15° mese. Bentornato. Potrebbe essere bello. Più lontano da un TikToker trans che pubblica una serie in cui conta i giorni. Ah, porti domani la chitarra, cazzo, ha voglia, certo. La donna ha voluto fare questa pubblicità. Tra l'altro, una pubblicità decisamente disturbante, dove inizialmente si vede Dylan in una vasca da bagno che beve birra. Non ve la consiglio. La risposta ce la dà questa tipa, che lavora per Bud Light e si è occupata di questa pubblicità, insieme al suo team. Un'orgogliosa femminista che si vanta di essere la prima donna a capo di Bud Light e i suoi fantastici pronomi in bio. Businesswoman, I had a really clear job to do when I took over Bud Light, and it was this brand is in decline. It's been in decline for a really long time, and if we do not attract young drinkers to come and drink this brand, there will be no future for Bud Light. So I had this super clear mandate. It's like we need to evolve and elevate this incredibly iconic brand, and my what I brought to that was a belief in okay, what does evolve and elevate mean? It means inclusivity. It means shifting the tone. It means having a campaign that's truly inclusive and feels lighter and brighter and different and appeals to women and to men. Mm-hmm. And representation is at sort of the heart of evolution. You've got to see people who reflect you. Davvero un'idea geniale, creare una campagna pubblicitaria woke e inclusiva con un influencer trans per cercare di attirare un pubblico che non è interessato al tuo prodotto e allo stesso tempo allontanare completamente i tuoi clienti che sono interessati e lo comprano solo per dimostrare quanto sono inclusivi. Beh, con queste premesse Io non ho capito cosa ha capito Twinner da questa cosa.
Ma per me non è una brutta idea, cioè dobbiamo trovare nuove persone per il brand, chiamiamo un influencer, chiamiamo altro. L'azzardo è stato proprio il chiamare un attivista trans in questo caso, perché si vanno a toccare dei temi che normalmente non c'entrano con la birra. Boh, cioè se volevano cavalcare l'onda però stando più bassi ti pigli, che ne so, XQC a sponsorizzarti la tua birra e guarda che funziona, cioè 20.000 spec di XQC bot a bere quella birra funziona. Cosa altro che voi che non fate Hello Fresh, dannazione, è là sotto, c'è cioè, punto esclamativo Hello Fresh, è una cosa sostenibile, è una cosa buona, l'ho pure ordinato io per farvi vedere come funziona e no, in realtà uno l'ha fatto, devo scoprire chi è quel singolo che l'ha fatto per dargli un enorme pat pat sulla testa, TVB bro. Potrebbe andare storto. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Questa ha tutte le carte in regola per passare alla storia come una delle peggiori mosse di marketing mai inventata. Tra l'altro, Alissa... Quella la singola persona sei tu. No, non sono io. Penso sei tu perché hai fatto accesso col tuo link. No, io ero boss, già contato. Slay Queen, woke inclusiva, che si vantava di essere la prima donna messa a capo di Bud Light, ha ottenuto quel posto solo a giugno del 2022. Questo vuol dire che non ci è voluto nemmeno un anno, circa 8 mesi, per far crollare completamente il valore del brand, rovinare la reputazione, però. Farsi boicottare da tutti i loro vecchi clienti con un calo di vendite mai visto prima e circa 6 miliardi di dollari buttati. Che forse era stata anche la prima donna comunque messa lì a comandare, ma mi sa che potrebbe essere anche l'ultima visto quello che ha combinato. Le conseguenze di questa pubblicità sono state disastrose. Ci sono state delle celebrità che hanno pubblicato dei video in cui sparavano a delle casse di questa birra, dei cantanti. No, tremenda sta, ma solo gli americani possono fare una roba così. Che avevano nel testo delle canzoni il nome di questa birra e durante i concerti non l'hanno detto con tanto di applausi del pubblico. E le vendite continuano a... No, addirittura qualcuno ce l'aveva in una canzone e non l'ha detto, madonna, tremendo. Calare drasticamente. L'ultima settimana del 23% e la settimana prima del 21%, quindi sono ancora madonna in discesa. Ci sono poi decine di video di persone che mostrano come nei negozi nessuno stia comprando quelle birre. E il video più significativo è questo, dove in uno stadio dove vendono più birre, per gli altri brand, nonostante ci sia una fila, le persone si mettono in coda e aspettano piuttosto che comprare questa Bud Light dove non c'è nessuno. Look at that. That is the Bud Light, that is every single Bud Light stand here at Fenway Park in Boston, right? We're at the Red Sox game. Madonna, questa è proprio quella roba di quando gli americani se la legano al dito, proprio America momento, cioè piuttosto che non comprare quella birra, io non ho, però non ho capito perché ha fallito, cioè semplicemente perché non dovevano fare una nuova campagna per portare un nuovo pubblico giovane, hanno fatto questa campagna che non è stata apprezzata, appunto. That's infine what the Bud Light cans are. Holy crap. They're in trouble. Addirittura qualcuno ha provato a regalare a delle persone delle lattine e la gente si è rifiutata. Ora, è evidente che questa pubblicità è stata un completo disastro e l'azienda che produce queste birre ha provato goffamente a riparare i danni, innanzitutto con delle specie di scuse che non sono servite a nulla. Poi hanno licenziato la nostra girl boss che si vantava di essere la prima donna a comandare e hanno licenziato anche chi l'ha assunta. Hanno assunto poi altra gente con lo scopo di rimediare agli enormi danni d'immagine, anche se onestamente la situazione mi sembra senza speranze. A meno che non abbiano il potere di tornare indietro nel tempo e non stampare il bel faccione di Dylan sulle lattine, non penso che possano fare molto. Sono arrivati a essere così disperati che ora stanno dicendo che era solo un post sponsorizzato, non era una campagna più grande e che ai vertici dell'azienda nessuno ne sapeva nulla. Inutile dire Madonna che nulla di tutto questo sta funzionando, ma c'è una cosa che forse è la più divertente, è assolutamente il colmo e rende tutta questa storia ancora più paradossale. Forse con questa pubblicità con Dylan potreste pensare che sì, avranno perso un'enorme fetta di pubblico che voleva solo bersi una birra senza vedersi la faccia di Dylan, però beh, hanno perso quel pubblico ma avranno guadagnato il supporto della LGBT, o perlomeno di quella parte che segue gente come Dylan. Giusto? Sbagliato, perché quando hanno visto che dopo aver perso miliardi di dollari, Bud Light ha cominciato a fare un passo indietro e prendere le distanze da Dylan dicendo che era solo una pubblicità invece che difendere a spada tratta i trans, beh, se la sono presa. Infatti diversi attivisti LGBT li hanno criticati e anche loro li vogliono boicottare. Ragazzi, io ve l'ho detto, questa storia... Bah, secondo me è solamente l'ennesima prova della transfobia americana, appunto. Cioè, no, ovviamente si va su larga scala, immagine, però... sicuramente influisce il fatto che ancora la cosa non è normalizzata del tutto. Per questo è una cosa, è un tema molto molto importante che va discusso e va
ci si deve lavorare, mettiamola da questo punto di vista. Infatti, diciamo solo È pazzesca. C'era questa azienda che vendeva la sua birra ai suoi clienti ed erano tutti felici e contenti. Poi arriva questa tipa con i suoi pronomi in bio e le sue idee che sembrano quelle di un utente media di Twitter. Fa una campagna per rendere la birra woke e acquisire come clienti tutta quella gente. E non solo colpo si è messa contro i vecchi clienti. Cioè, per rendere la birra woke. To be woke. Clienti e quelli che voleva acquisire. Se questa non è un genio, io non so proprio cosa sia. Quindi, le cose che abbiamo imparato da questa tragica storia sono due. La prima: mai mettere al comando qualcuno con i pronomi in bio. La seconda: noi come clienti abbiamo un potere enorme e spesso non ce ne rendiamo conto e accettiamo passivamente quello che le grandi aziende fanno, pensando di essere impotenti. Ma la realtà è che se... No, non weak, walk, W-O-K. Senza le persone che comprano, loro non sono niente. Quindi penso che questa storia di Bud Light sia un grandissimo esempio e soprattutto spero che faccia capire a queste compagnie di non buttare in mezzo le ideologie o la politica per aumentare le vendite e farsi vedere quanto sono inclusivi e woke, ma piuttosto... Sì, cioè gli americani hanno detto: oh no, un'azienda di birra, nonostante tutti questi motivi che vabbè sono abbastanza palesi, ha fatto questa birra, questa pubblicità con una trans, se noi la odiamo e la facciamo fallire. America! Noi siamo americani, siamo forti perché noi siamo un popolo che ha fondato gli interi Stati Uniti, abbiamo fatto delle città incredibilmente dispersive, da noi non esistono i treni perché viva le automobili, il sogno americano, le auto, le esplosioni. Scusatemi, basta, la smettiamo. Però niente, boh, secondo me è un'ennesima situazione mega mega ingigantita, cioè vedendo questa roba, poi il titolo, quando essere politically correct finisce male. Boh, la gente semplicemente non gli è piaciuta la pubblicità e ha boicottato il brand, fine. Fine, cioè non c'è altro di cui. Sento il sottofondo di L'Aquila, sai America Fuck yeah, questa qua. America Fuck yeah. Come si chiama? È questa? Questa.